Salina Grande chiude il CARA, lo ha disposto il Ministero dell'Interno, soppresso anche il CIE realizzato all'interno del Serreno Vulpite di Trapani. Riforma in stand-by, bloccata la riorganizzazione dei porti italiani che avrebbe portato all'accorpamento di Trapani con l'autorità portuale di Palermo. Ivana Spagna ha guarrato, il concerto della cantante chiuderà la manifestazione Coloriamo l'estate tenuta al centro fieristico ex cantina. Valderice ricorda Morfino, una serata in memoria dell'attore scomparso al teatro Nino Croce. La manifestazione in programma lunedì sera è stata organizzata dal comune e dalla compagnia Amici di Nino Martoglio. Si parte, il Trapani di Boscaglia, la sua seconda stagione in Serie B, affronterà in trasferta il Pescara per la prima di campionato. Questi i nostri titoli, torniamo subito dopo la pubblicità con tutte le notizie e gli approfondimenti. A Trapani chiudono i battenti il CARA di Salina Grande e il CIE del Serreno Vulpitta. Vediamo il servizio. Adesso è ufficiale. Chiude i battenti il centro di accoglienza per richiedenti asilo politico realizzato nella frazione di Salina Grande. Lo ha annunciato il prefetto Leopoldo Falco nel corso di una riunione operativa che si è svolta al Palazzo del Governo, alla presenza dei 32 gestori delle strutture dislocate nel territorio trapanese, che allo stato attuale ospitano 2.500 migranti appartenenti ad etnie variegate, tutti richiedenti asilo politico. La chiusura del centro di accoglienza di Salina Grande, gestito di recente dalla Croce Rossa, è stata disposta dal Ministero dell'Interno. Gli extracomunitari saranno accolti in altre strutture in attesa che venga riconosciuto il loro status. Anche il centro di accoglienza in passato è stato teatro di rivolte e fughe di massa. Da quando però la gestione è stata affidata alla Croce Rossa, il CARA era diventato da luogo di guerra in luogo di pace, come più volte rimarcato dal prefetto Leopoldo Falco. Il Ministero dell'Interno, d'intesa con quello dell'Economia, ha anche disposto la chiusura del centro di identificazione ed espulsione realizzato in un'ala dell'Istituto Geriatrico Serreno Vulpitta. Nella notte tra il 28 e il 29 dicembre del 1999 l'immobile fu teatro di una strage. 6 tunisini persero la vita nel rogo appiccato da un loro connazionale nel tentativo di mettere in atto un folle piano di fuga. Le vittime rimasero intrappolate nella stanza invasa dal fuoco e dal fumo. Quando scattarono i soccorsi ormai non c'era più nulla da fare. Nel corso della riunione il prefetto Falco ha sottolineato la positiva ed ampia risposta fornita dall'emergenza sbarchi sviluppatasi a Trapani con un modello economico sostenibile ed improntato alla integrazione. Soddisfazione è stata espressa per il potenziamento delle commissioni territoriali che esaminano le istanze per il riconoscimento della protezione internazionale. Ciò, ha concluso Falco, consentirà la riduzione dei tempi di attesa ed una maggiore serenità nelle strutture che ospitano i richiedenti asilo politico. Continuiamo con la cronaca. Paura a Campobello di Mazara per un incendio divampato ieri a Tre Fontane. Le fiamme hanno lambito 3 villette che sono state sgomberate. In fumo circa 20 ettari di macchia mediterranea. Individuato e denunciato ad Erice il giovane che la scorsa notte ha danneggiato 4 auto in via Conte Agostino Pepoli, la strada del borgo medievale che porta da Trapani, conduce al Balio. E un minore. Frattanto sulla vicenda interviene il sindaco Tranchida. Il responsabile dei danneggiamenti è stato identificato e denunciato dai carabinieri. Anche il sindaco Tranchida adotterà dei provvedimenti. Di che cosa si tratta? Ma noi è verosimile che, se la norma ce lo consente, ci costituiremo anche parte civile, perché ci riteniamo comunque danneggiati come immagine della città, la sicurezza dei cittadini, la serenità dei cittadini, non solo residenti ma anche turisti, villeggianti, dunque oltre ai danni alle cose. Onestamente mi dispiace per quello che è accaduto, perché noi puntavamo anche in questa forma di socializzazione giovanile nel centro storico da un lato. Dall'altro però, per 4 delinquenti non è possibile che noi possiamo mettere a rischio condizioni di sicurezza e di serenità, torno a ripetere, di cittadini residenti, di turisti, di visitatori, di villeggianti, motivo per il quale nei prossimi giorni incontreremo anche il questore, le forze dell'ordine, che torno a ringraziare per capire se assieme ai gestori ci sono delle misure per contenere eventuali situazioni ripetersi, perché è la seconda volta in modo particolare di questa natura. Diversamente purtroppo andremo a mali estremi, io spero di non arrivarci. Al di là di episodi di vandalismo e di furti, Erice è sicura?
Ma abbiamo messo anche la videosorveglianza, credo che sia uno dei pochi centri storici, non più bello come Borgo d'Italia, adesso non stiamo a fare qui promozione gratuita, abbiamo messo anche la videosorveglianza, addirittura abbiamo affidato un collegamento alla locale stazione dei carabinieri e monitorata, non possiamo adesso stare dietro a chi, come dire, va dietro la bottiglia di birra o quant'altro ed è convinto di venire ad Erice a far casino, chiedo scusa per l'espressione, questo non è possibile né tollerabile in un paese civile. Il consigliere comunale di Erice, Pippo Martinez, ha presentato un'interrogazione al sindaco Giacomo Tranchida sulla situazione dell'illuminazione nel territorio, ricordando come nei giorni scorsi un palo della luce alle spalle del polo universitario si sia spezzato finendo a terra. Il capogruppo di Erice che vogliamo si è soffermato sugli aspetti che riguardano la sicurezza per i passanti, chiamando in causa gli analoghi episodi già avvenuti. Martinez ha quindi sollecitato degli immediati interventi di manutenzione sull'impianto di illuminazione, sostituendo i pali in precarie condizioni. Resta in stand-by la riforma dei porti in Italia, nell'ambito della quale era stato prospettato l'accorpamento del porto di Trapani con l'autorità portuale di Palermo. Nello sblocca Italia di cui si è occupato l'ultimo Consiglio dei Ministri non è presente la nuova organizzazione dei porti di cui si parla da mesi. La riforma sarebbe stata bloccata dal ministro alle infrastrutture Lupi a seguito delle contestazioni arrivate da tutta Italia. Anche a Trapani l'ipotesi di accorpamento con l'autorità portuale di Palermo è stata aspramente contestata dagli operatori del porto, che hanno chiesto a gran voce il mantenimento dell'autonomia dello scalo. La conferma è arrivata a Trapani direttamente dal vice ministro alle infrastrutture Riccardo Nencini, che ha comunicato all'onorevole Nino Oddo quanto deciso a Roma, almeno per il momento. Dunque, gli operatori portuali trapanesi possono tirare un sospiro di sollievo. Lo scalo continuerà ad essere gestito dalla Capitaneria di Porto di Trapani e dal Genio Civile Opere Marittime, ognuno per le proprie rispettive competenze. Intanto, il deputato regionale Nino Oddo è intervenuto sull'istituzione del nuovo consorzio del Porto di Trapani, esprimendo un giudizio positivo sull'iniziativa intrapresa dagli imprenditori operanti nell'area portuale, ma bocciando la nomina di Andrea De Martino a presidente. Non si comprende, ha commentato il parlamentare socialista, il perché della designazione alla presidenza del nuovo consorzio di una figura politicamente targata in maniera chiara ed inequivocabile. Per Oddo non ci si può esimere dal dare una valutazione politica su una nomina che ha queste caratteristiche così marcate, considerando i trascorsi politici di De Martino nel centrodestra e, fino a pochi mesi addietro, nella giunta di Trapani in qualità di assessore del sindaco Vito Damiano. Per il deputato regionale questa nomina rischia di inficiare, al di là degli stessi operatori interessati, l'assoluta bontà dell'iniziativa consortile intrapresa. Non è tardata ad arrivare la replica di De Martino, ricordando come la sua non sia stata una nomina ma un'elezione nell'ambito di una società consortile privata, ribadendo come il porto sia un bene della città e come tale deve essere preservato al di là delle bandiere politiche e tornando a rimarcare il suo ruolo assolutamente super partes. Da lunedì 1 settembre a Trapani riaprirà la delegazione municipale dei servizi demografici di Borgo Madonna. Riprenderanno anche piena funzionalità gli sportelli dei servizi demografici di Largo San Francesco di Paola. Gli sportelli al pubblico saranno aperti ogni giorno, di mattina da lunedì al venerdì e il pomeriggio di lunedì e giovedì. È stato inaugurato ieri sera nell'aula magna dell'Istituto Tecnico Commerciale Salvatore Calvino di Trapani il teatro intitolato ad uno studente scomparso. Il teatro è stato dedicato, è stato intitolato a Francesco Tilotta. Vogliamo ricordare chi era? Francesco Tilotta era uno studente di questa scuola, un ragazzo d'oro, una persona che era perfettamente ambientata in questo istituto. Purtroppo è venuto a mancare in un incidente stradale e siccome era un amico di tutti noi ci è sembrato assolutamente corretto intitolarlo a lui. Un ragazzo veramente bravo. Come si arriva a tutto questo? Come nasce questo teatro? Tutto questo nasce con un'associazione, l'associazione La Calviniana, che è composta da studenti, ex studenti, docenti ed ex docenti di questo istituto, tutti che avevano la passione teatrale, e abbiamo raccolto svariati fondi e con anche diverse donazioni siamo riusciti a rimettere in piedi questa struttura e a creare il teatro di Trapani. Chi potrà fruire di questo teatro?
Il teatro è aperto a tutti, non c'è assolutamente nessuna preclusione, ovviamente i nostri attori della nostra associazione, ma tutti coloro i quali vorranno utilizzarlo assolutamente saranno liberi di farlo. Prosegue Rosso Aglio e Bianco Sale, la rassegna gastronomica incentrata sul sale marino e sulla produzione dell'aglio rosso di Nubia. Oggi e domani all'interno della riserva naturale delle saline di Trapani e Paceco, nei pressi del Museo del Sale, sarà possibile ammirare la suggestiva raccolta del sale al tramonto e in notturna, accompagnata dai canti dei salinai, e partecipare alle visite guidate a cura del WWF Italia e dell'Associazione Saline e Natura. Continueranno anche le degustazioni all'interno del villaggio gastronomico allestito in prossimità del Museo del Sale, che durante la manifestazione sarà aperto al pubblico. Appuntamento questa sera al centro fieristico ex Cantina Guarrato alle 22 per il concerto di Ivana Spagna, evento che andrà a chiudere la rassegna di eventi e spettacoli Coloriamo l'Estate. Sull'iniziativa abbiamo ascoltato Bice Ruggirello. Si chiude nel migliore dei modi la terza edizione di Coloriamo l'Estate a Guarrato con un evento molto atteso, il concerto di Ivana Spagna. Sì, questa sera avremo tra di noi Ivana Spagna, arriverà questo pomeriggio, fino alle 17.30 apriremo il botteghino, per cui ci sono moltissime richieste, infatti apriremo prima per il concerto all'impiedi, il cui costo è di 7 euro, e ancora c'è possibilità di prendere qualche sedia, la sedia costa 2 euro. Abbiamo possibilità di parcheggiare all'interno, di cenare qui da noi, stasera abbiamo Diego Lina che ci preparerà couscous, panini con la milza, le sfinge da Zapia, insomma diciamo credo che sarà una bellissima serata, abbiamo moltissime richieste, ci sono molte persone che verranno anche da Palermo perché abbiamo ricevuto diverse telefonate, speriamo bene, insomma siamo qua, stiamo aspettando Ivana. Partiremo alle 21 con il gran galà del Festival dei Talenti che si è tenuto nei giorni scorsi. Sì, alle 21 partiremo col Festival dei Talenti, verranno premiati con le borse di studio che ha messo in palio la Fondazione Giuseppe Ruggirello, proprio per consentire a questi due ragazzi che hanno vinto, il gruppo del senior e il junior, Maria Luana Lantillo per la senior e una ragazza di Marsala, Silvia Cammarata, per junior. Una ha vinto la borsa di studio di 2.000 euro e l'altra di 1.000 euro. Credo che stasera decideranno, ci faranno sapere quale scuole andranno pagate da parte della fondazione. Quindi appuntamento per questa sera, ore? Alle 21 vi aspettiamo tutti, alle 17.30 avremo il botteghino già aperto. Vi attendiamo. Domani nell'ex ambulatorio di Bonagia in via Asmara si terrà il memorial organizzato dalla Lega del Cane di Trapani in ricordo di Salvo Lisciandra, morto 26 anni fa per salvare il suo cane caduto in un pozzo. Diverse le iniziative in programma, ci saranno esposizioni di gadget e sarà possibile anche adottare dei cuccioli. Dalle 15.30 alle 17.30 sarà possibile iscrivere i cani sia di razza che meticci che saranno giudicati da un'apposita giuria. In serata attorno alle 21.15 ci sarà l'esibizione del nucleo cinofilo della Guardia di Finanza, mentre alle 22 si terrà il best show. Domani invece alle 18 nell'ambito degli eventi estate 2014 presso il cortile di Palazzo Sales verrà presentato il libro di Luigi Gianni Trapani Viaggio dei Romantici alla ricerca della felicità, che racconta la vita ed alcune opere dei più grandi poeti romantici inglesi. Il ricavato delle vendite di questo libro verrà interamente devoluto in beneficenza ad una onlus che ha in costruzione una scuola nello Sri Lanka. Valderice ricorda l'attore Michele Morfino con una serata in programma lunedì alle 21 al Teatro Nino Croce. Dell'iniziativa ne parlano il sindaco Mino Spezzi e Giuseppe Passalacqua. Vediamo. Comune amici di Nino Martoglio insieme per ricordare un grande artista ma soprattutto un grande uomo. E soprattutto anche un grande amico, è un amico personale mio, ci tenevamo comunque a prescindere da questo rapporto con me a ricordare un grande valdericino che ha svolto un'attività importante nell'ambito della cultura, del teatro e che meritava il riconoscimento dell'amministrazione comunale di Valderice e della comunità valdericina insieme alla compagnia amici di Nino Martoglio dove lui ha svolto gran parte della sua attività teatrale. Questo credo che sia dovuto a Michele. Come si articolerà la serata? La serata sarà articolata naturalmente in un breve racconto per immagini, breve nella durata in palcoscenico, però abbiamo abbracciato insomma almeno una ventina d'anni di filmati per tratti, di commedia, drammi e lavori teatrali laddove Michele è stato protagonista. Chiaramente saranno coinvolti nelle immagini molti suoi partner protagonisti
coprotagonisti ed altro. Sì. Poi avremo anche degli ospiti sempre con testimonianze analoghe, nel senso che racconteranno al pubblico di esperienze da loro vissute insieme a Michele Morfino quando hanno avuto la possibilità di condividere il palcoscenico o qualche altro momento di spettacolo in genere. Ecco. Si terrà questa sera alle 21.30 nella piazzetta di San Francesco di Paola a Trapani il quarto concerto in onore di San Francesco di Paola della banda musicale Città di Paceca, diretta dal maestro Claudio Maltese. Oltre ai vari brani musicali in programma si festeggeranno anche i 20 anni di collaborazione tra la banda musicale e il comitato festeggiamenti e si saluterà Monsignor Vito Filippi, rettore della chiesa da circa 30 anni che lascerà Trapani per continuare la sua missione sacerdotale ad Alcamo. E adesso, subito dopo la pubblicità, tutte le nostre notizie sportive. Apriamo la nostra pagina sportiva con il calcio e il Vicenza, la 22esima squadra della Serie B. La FIGC ha raggiunto ieri pomeriggio il suo verdetto, che però non sembra archiviare polemiche e ulteriori ricorsi. Il servizio. La volata finale nella gara dei ricorsi è stata vinta a sorpresa dal Vicenza, che ha battuto il Pisa solo per non aver consegnato un documento inerente all'illuminazione dello stadio, altrimenti avrebbe avuto più requisiti dei veneti ed il ripescaggio avrebbe premiato i toscani. Ovviamente, come c'era da aspettarselo, le reazioni in casa Pisa non si sono fatte attendere. Da un lato accuse interne che tacerebbero il collaboratore reo di non aver consegnato il documento di dilettantismo. Dall'altro l'immediato ricorso d'urgenza da parte del presidente del club nerazzurro Battini. Dal canto suo il Vicenza potrà usufruire di una piccola finestra di mercato e riposerà la prima giornata, partita che avrebbe dovuto giocare contro il Latina e a quanto pare anche la seconda, cosa che ci riguarda da vicino perché i veneti avrebbero dovuto incontrare proprio il Trapani. Ma la cosa che si percepisce tra ricorsi ulteriori e malumori è che la vicenda non sembra archiviata. Proprio in merito a questo, ospite di Sport Sud Estate, Italo Cucci, giornalista Rai, ha espresso il suo pensiero. Dice che si va a 21 perché bisogna ripescare qua di là. E allora non si finisce mai. Io ho sempre pensato che si potessero fare le riforme non per volontà divina, perché basta vedere Renzi come naviga, poveraccio, ma perché l'occasione ti viene data, il fallimento di uno, quell'altro che non ce la fa, di qua. Ecco che lì tagli, subito, approfitta del fatto che vengono a meno, perché poi se vai a dare un'occhiata... Il Siena è fallito, ma ce ne sono altri 2 o 3 che, poverini, non so se arrivano a gennaio. Taglia quando puoi, invece no, si riapre tutto un capitolo che dice che siamo assolutamente indietro rispetto alle necessità del calcio e alle necessità del paese. Mi auguro che il buon senso prevalga su tutte le idiozie che ogni giorno ci vengono propinate in nome delle regole. Il Trapani alla sua seconda stagione in Serie B scende in campo stasera alle 20.30 contro il Pescara in terra abruzzese. Il campionato di Serie B, a discapito delle paure di slittamento di questi giorni, ha preso il via ieri sera con l'anticipo Perugia-Bologna, partita vinta dagli Umbri per 2-1. L'attesa però per i tifosi trapanesi finirà questa sera alle 20.30, ora in cui l'11 di Boscaia scenderà in campo all'Adriatico di Pescara. Il ricordo della stagione scorsa fa sorridere i trapanesi. Il Trapani pareggiò 2-2 in casa e portò a casa 3 punti in trasferta, vincendo 1-0 con rete di Gambino. Partita insidiosa quella di stasera, contro una squadra ben costruita che di sicuro vuole fare meglio della scorsa stagione. In panchina Marco Baroni, rimasto in terra abruzzese, passato dal Lanciano al Pescara. Per lui un 4-3-3, con il tridente d'attacco formato da Caprari, Maniero e Politano. Non saranno a disposizione Scrugli, Milicevic, Bragman e Lazzari. Invece tornano a disposizione Pesoli, Zampano e Da Silva. Delineare invece la formazione di Boscaia alla prima di campionato non è facile. Il mister Granata non potrà usufruire di Martinelli, che sta svolgendo lavoro differenziato per un problema al ginocchio, di Junco per un problema alla schiena e di Nadarevic, che sta recuperando da una contrattura muscolare. Inoltre Lombardi è squalificato. Per il Trapani il solito 4-4-2 di Boscaglia, con in porta Marcone, in difesa Rizzato, Pagliarulo, Caldara e Lobue, a centrocampo Basso, Aramo, Scozzarella e Barillà. In attacco la coppia Mancosu-Falco. Ad arbitrare l'incontro il signor Chiffi di Padova. Quindi è tutto pronto, adesso si aspetta solo il verdetto del campo. Cambiamo argomento, partirà domani la 18ª edizione della volata Napola-Mocarta, uno degli appuntamenti podistici più importanti del centro-sud, in programma domani pomeriggio alle 15 a partenza e da Napola. Vediamo però tutti i dettagli nel servizio.
Tutto pronto per la 18ª edizione della volata Napola-Mocarta, gara internazionale in circuito di 10 km che avrà l'abituale contorno delle gare giovanili e amatoriali. Anche quest'anno si snoderà sull'ormai tradizionale tracciato ondulato che collega le frazioni di Napola e Mocarta e sarà valida quale 8ª prova del Grand Prix regionale di corsa su strada. Sono centinaia gli atleti della categoria amatori che da tutta la Sicilia hanno fatto pervenire la loro adesione e questa edizione sarà dedicata ad una persona in particolare, come afferma il segretario del gruppo sportivo La Volata, Nicolò La Sala. Sì, quest'anno siamo al 18º anno, siamo diventati maggiorenni, dovevamo fare una manifestazione in modo particolare che per la maggiore età. Purtroppo il 27 di luglio ci è venuto a mancare uno dei nostri collaboratori principali, un organizzatore. La 18ª volata deve essere fatta perché Peppe avrebbe voluto questo a tutti i costi e noi la facciamo. Era già la volata dei record, sia il 18º anno e sia delle iscrizioni che ci sono pervenute nell'arco della settimana, dove abbiamo superato gli iscritti delle edizioni passate. E questo qua, dico, è per noi un grosso risultato, ci ripaga di tutti gli sforzi e sacrifici che facciamo, ma non solo a noi, ripaga a tutti gli amici sostenitori che da sempre, da 18 anni, sono presenti. Molto numerosa quest'anno la partecipazione di atleti africani appartenenti a 6 nazioni diverse, ma qualificato appare anche il lotto degli italiani. Ospite d'onore l'ex maratoneta Salvatore Bettiol. E la manifestazione partirà, avrà inizio alle ore 15, alle ore 15 con l'iscrizione dei bambini, quelli che sono arrivati agli ultimi momento, perché il podismo deve partire dal piccolo e crescere fino in alto. E poi ci sarà alle 16, ovviamente inizierà le prime batterie con i bambini, per andare avanti alle 17:15 con la partita degli amatori, e in quel momento ci sarà quel discorso che facevo prima di partenza degli amatori, ci sarà ricordato Peppe in modo particolare. A concludere dopo tutti gli amatori abbiamo intorno alle 18:30 la partenza degli assoluti, diciamo i top runner, quelli che vengono dall'Uganda, dal Kenya, dal Marocco, dal Belgio. Abbiamo 7 nazioni presenti e si concluderà il 10 km degli assoluti con la premiazione che sarà in piazza, e andiamo a concludere il tutto come di usanza nelle manifestazioni podistiche, che ci sarà un pasta party aperto a tutti. E chiudiamo con gli appuntamenti su Telesud alle 15:15, quindi dopo il TG, e domani in replica alle 18, trasmetteremo il 18º Festival della Canzone di Custonaci. Invece alle 19:30 andrà in onda il magazine e domani alle 15 andrà in onda il premio letterario a cura di Elio Licari. Sempre domani, invece alle 20:30, andrà in onda uno speciale su Favignana Incontri 2014. Con questo abbiamo concluso, l'appuntamento con le notizie torna nella prossima edizione. Io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro una buona giornata.